Una proposta di legge per la provincia del Sulcis Iglesiente. L'hanno presentata ieri sera tre consiglieri regionali di maggioranza, Giorgio Oppi, Fabio Usai e Michele Ennas. Riparte l'attività specialistica e chirurgica alla ASL di Carbonia. La ripresa delle attività ambulatoriali e interventistiche sarà graduale al fine di garantire la sicurezza di pazienti e operatori. Precipita la situazione alla Casa Serena di Iglesias. CGL, CISL e UIL della Funzione Pubblica hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della Iglesias Servizi SRL. Per lo sport, il presidente del Carbonia Calcio verso le dimissioni. La situazione in cui versa lo stadio in vista della Serie D è all'origine della decisione annunciata ieri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale da Canale 40. Anche il Sulcis Iglesiente ha una proposta di legge regionale presentata ieri sera da tre consiglieri di maggioranza, Giorgio Oppi, Fabio Usai e Michele Ennas, per la reistituzione della provincia che, come si ricorderà, venne cancellata con il referendum. Vediamo ora il servizio relativo a questa proposta di legge. Tre consiglieri regionali di maggioranza, Giorgio Oppi dell'UDC, Fabio Usai del Partito Sardo d'Azione, Michele Ennas della Lega, hanno presentato ieri sera una proposta di legge che prevede la reistituzione della provincia del Sulcis Iglesiente, che si aggiunge alle cinque già depositate, per la reistituzione delle province dell'Ogliastra e della Gallura e per l'istituzione della città metropolitana di Sassari. Il nuovo ente intermedio, quando verrà completato l'iter di riforma degli enti locali, comprenderà i 23 comuni della precedente provincia di Carbonia Iglesias, ma la sua denominazione cambierà da Carbonia Iglesias in quella del Sulcis Iglesiente. Nessun onere economico aggiuntivo deriverà per il bilancio regionale e, fino alla costituzione degli organi amministrativi e politici, così come previsto nel testo, il nuovo ente sarà affidato ad un amministratore straordinario che avrà il compito di gestire la transizione istituzionale. La reistituzione della provincia, così come quella dell'azienda sanitaria locale, per cui ci stiamo ulteriormente spendendo, hanno commentato i consiglieri regionali proponenti, è la parte fondamentale del programma elettorale con cui ci siamo presentati agli elettori nel 2019. Nei mesi scorsi, in diverse occasioni pubbliche appositamente organizzate nel territorio, alla presenza dei massimi rappresentanti istituzionali della Regione Sardegna, avevamo ribadito la necessità di arrivare all'obiettivo di ripristinare un ente sovracomunale realmente rispondente alle peculiarità geografiche, culturali, economiche e storiche del territorio. Oggi, con l'avvio della discussione per il ripristino dell'ente intermedio, dimostriamo ancora una volta di voler tenere fede agli impegni presi con i nostri elettori. Con la reistituzione delle province, le forze politiche organizzeranno la propria visione e offerta su scala territoriale, superando le tentazioni campanilistiche che spesso hanno preso sopravvento negli ultimi anni nel territorio, hanno concluso i tre consiglieri regionali proponenti, Giorgio Oppi, Fabio Usai e Michele Ennas. E il Sulcis Iglesiente tornerà così, tramite il proprio organo di rappresentanza politico-istituzionale, a parlare e rappresentarsi con voce univoca sulle innumerevoli vertenze che lo riguardano e nelle rivendicazioni dei suoi più elementari diritti in tema di finanziamenti regionali, statali ed europei e soprattutto di difesa dei servizi. La proposta di legge verrà ora discussa, insieme alle altre già depositate per gli altri territori della Sardegna, in Commissione Autonomia. Entro l'estate si dovrebbe arrivare a fare sintesi tra le proposte e quindi al testo definitivo che porterà alla restituzione delle province cancellate con il referendum e approderà quindi in aula per l'approvazione definitiva. Riparte l'attività specialistica e chirurgica all'azienda sociosanitaria locale di Carbonia. Vediamo come si svilupperà questo processo di ripartenza in un servizio che abbiamo preparato. Riparte l'attività specialistica e chirurgica all'azienda sociosanitaria locale di Carbonia. La ripresa delle attività ambulatoriali e interventistiche sarà graduale al fine di garantire la sicurezza di pazienti e operatori. Si è iniziato con il recupero delle prestazioni rimaste in sospeso durante il periodo di lockdown legato all'emergenza Covid-19. Sono rimaste bloccate tutte le attività non urgenti, mentre sono sempre state garantite le urgenze sia ambulatoriali che interventistiche, oltre alle consulenze telefoniche
e in telemedicina. Si tratta di circa 15.000 prestazioni tra ospedale e territorio. A livello ospedaliero, CTO e SIRAI, in questi giorni, sulla base delle indicazioni dell'ATS, l'azienda socio-sanitaria locale di Carboni ha avviato un processo che coinvolge tutti i suoi specialisti e che consentirà nel breve periodo di riprendere l'attività ambulatoriale e chirurgica. Allo stato attuale sono già state riaperte le visite di urologia, oncologia, oculistica, otorino, chirurgia e ortopedia. In settimana ripartirà anche la neurofisiologia. Da lunedì 22 vengono effettuate anche biopsie e cistoscopie. È inoltre ripartita l'attività chirurgica programmata a bassa complessità. A livello territoriale, gli operatori lavorano sulle agende per poter ripartire gradualmente in sicurezza fin dalla prossima settimana, con una parte delle prestazioni ambulatoriali. Sono già state riaperte le agende per le prestazioni di fisioterapia. Anche i prelievi potranno essere effettuati a breve solo su prenotazione e l'azienda darà comunicazione appena possibile. Al fine di rallentare la diffusione del virus, sono necessarie alcune importanti raccomandazioni. Gli utenti dovranno accedere alla struttura muniti di mascherina, mentre all'ingresso verrà fornito il gel alcolico per la disinfezione delle mani. In questa fase è fondamentale che l'utenza contribuisca, con il grande senso di responsabilità già dimostrato, al rispetto delle precauzioni di sicurezza necessarie per salvaguardare la salute pubblica. Per questo è necessario il rispetto dell'orario degli appuntamenti. È richiesto infatti di non presentarsi in ritardo, ma neanche con largo anticipo, non superiore ai 15 minuti, così da evitare assembramenti, e che non sarà quindi possibile una sosta prolungata nelle sale d'attesa. Agli ingressi delle strutture sanitarie verrà effettuato un pre-triage infermieristico con compilazione di un modulo che si completa con la misurazione della temperatura corporea all'ingresso della struttura sanitaria. Negli ospedali è inoltre possibile fare visite ai pazienti ricoverati nell'unica fascia oraria, 13:30-14:30. Potrà entrare una sola persona, la stessa per tutta la durata del ricovero, munita di mascherina e che rispetti il distanziamento sociale. Ci spostiamo a Iglesias, dove precipita la situazione alla Casa Serena. Vediamo il servizio nel quale si parla dello stato di agitazione proclamato da CGIL, CISL e UIL della funzione pubblica. Precipita la situazione alla Casa Serena di Iglesias. Le segreterie della funzione pubblica CGIL, CISL e UIL, infatti, hanno proclamato ieri lo stato di agitazione del personale della Iglesias Servizi SRL. La decisione si legge nella nota inviata al prefetto di Cagliari Bruno Corda. La commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, al sindaco di Iglesias Marusai, alla Iglesias Servizi SRL per conoscenza, al presidente della regione, all'assessore della sanità, all'ATS e all'ASD di Carbonia, scaturisce dalla decisione assunta dal sindaco di Iglesias di aver avviato ufficialmente le procedure di chiusura della struttura per anziani Casa Serena a causa degli alti costi di gestione che gravano totalmente sul bilancio comunale e non sono più sostenibili dalla sua amministrazione. Detta informativa ci veniva comunicata, si legge ancora nella nota sindacale, nell'incontro tenutosi nella serata di ieri nei locali del comune di Iglesias. Tale decisione, se non revocata, per noi sarebbe devastante per svariati motivi. In primis perché l'idea di lasciare circa 60 ospiti dall'oggi al domani senza assistenza in una situazione di emergenza sanitaria a causa Covid-19, come quella che stiamo vivendo, sarebbe oltremodo disastrosa in termini sanitari e sociali. E non di secondaria importanza sarebbe il dramma della perdita di circa 80 buste paga tra lavoratori diretti e indiretti che ruotano intorno ai servizi della Casa Serena in un territorio come il nostro, già drammaticamente messo in ginocchio da una crisi senza fine, hanno concluso i segretari Giovanni Zedde, Renato Nugis e Samuele Piga, e chiediamo l'attivazione delle procedure previste dalla legge. Il presidente della giunta regionale, Christian Solinas, ha annunciato ieri la destinazione di circa 14 milioni di euro alle misure di sostegno della prima infanzia adottate in risposta alla situazione di emergenza che è causata, come è noto, dalla pandemia Covid-19. Vogliamo fare in modo che tutti i sardi di qualsiasi età possano entrare al meglio nella fase 3, ha sottolineato il presidente della giunta regionale. Il provvedimento, approvato su proposta degli assessori della programmazione Giuseppe Fasolino e della sanità Mario Nieddu, prevede una serie di interventi finalizzati, tra l'altro, a supportare i comuni per i costi di gestione e per la progettazione di servizi educativi di supporto alle famiglie attraverso nuovi programmi di didattica a distanza, nonché all'ampliamento degli investimenti finalizzati
all'adeguamento degli edifici scolastici nel rispetto delle nuove normative sulla sicurezza e sul distanziamento. Con queste misure che andranno ora sottoposte all'approvazione definitiva del Governo, ha detto da parte sua l'assessore della programmazione Giuseppe Fasolino, vogliamo andare incontro alle esigenze di tanti nuclei familiari che con la fine del lockdown avranno la possibilità di far rientrare i loro figli a scuola nelle comunità sociali in tutta sicurezza. Rimaniamo ancora in tema di emergenza sanitaria, di pandemia. Il coronavirus fortunatamente si allontana sempre di più dalla nostra isola. Non sono stati registrati nuovi casi nelle ultime 24 ore, si sono ridotti a 7 i pazienti ricoverati, tutti con sintomi ma nessuno fortunatamente in terapia intensiva. Sono 8 le persone inoltre in isolamento domiciliare, un numero veramente minimo. Quindi sono complessivamente 15 gli attualmente positivi. Il numero complessivo dei casi di positività riscontrati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza inoltre ieri è diminuito di 9 unità. Questo deriva dal nuovo riconteggio che è stato effettuato e che ha rilevato una duplicazione dei dati precedentemente inseriti, quindi si è scesi da 1.369 a 1.360 casi. I pazienti guariti sono in tutto 1.213, il numero delle vittime resta fortunatamente invariato, 132. Nella provincia del Sud Sardegna, quindi oggi i casi effettivamente accertati scendono di una unità, da 99 a 98. Il fermo di bus, taxi e auto a noleggio con conducente conta oltre 50 milioni di mancati ricavi. A dirlo è Confartigianato Sardegna. Vediamo in proposito un servizio. 1.000 imprese chiuse per più di 3 mesi, 5.000 dipendenti in cassa integrazione e oltre 50 milioni di euro di mancati ricavi. Sono i numeri emersi dal dossier realizzato dall'ufficio studi di Confartigianato Sardegna che ha analizzato i dati del trasporto terrestre nei primi 3 mesi del 2020. Di queste quasi 1.000 imprese, il 27,7% sono del trasporto con taxi, il 54,8% del trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente e il 17,4% sono quelle che effettuano servizio autobus. La maggior parte dei mezzi rimangono fermi mentre accorrono i costi, gli affitti, le assicurazioni, con gravissimi problemi sulla cassa integrazione. Una situazione gravissima che oggi si verifica come non è mai accaduto in passato, ha dichiarato Fabio Mereu, vicepresidente di Confartigianato Imprese Sardegna e imprenditore del trasporto persone. Chi sta sopravvivendo lo fa solo grazie ai risparmi personali. La maggior parte delle aziende è letteralmente ferma da più di 3 mesi e con prospettive insufficienti per il futuro. Una luce la vedono le aziende che con i servizi scolastici potranno, forse, riprendere a settembre, ma tutte le altre, quelle più piccole, che vivevano principalmente dei viaggi organizzati o dal comparto turistico in generale, hanno davanti un futuro davvero incerto. Il settore è devastato, servizi scolastici fermi, gite ripartite solo da pochi giorni, eventi e manifestazioni interrotti e quindi i veicoli adibiti al trasporto persone, tranne per alcuni casi in sostituzione dei treni, sono tutti nei piazzali. Queste ancora le parole di Fabio Mereu. A ciò si aggiunge il blocco del lavoro delle agenzie viaggi che hanno registrato una marea di disdette. Avevamo investito in mezzi e risorse per affrontare la stagione primaverile, costi che ogni collega deve giornalmente sostenere. Ad oggi abbiamo il problema di dove trovare le risorse per far fronte alle spese. Tutto è legato alla doppia mandata con il turismo e i viaggi e si stanno questi riducendo al lumicino. Anche il trasporto d'affari e congressuale è al palo. Una situazione complicatissima che sta minando alle fondamenta un settore che viaggia con margini risicatissimi. Al cinema, alla musica e agli spettacoli dal vivo, settori in ginocchio a causa dell'emergenza Covid, ancora fermi nonostante la fine del lockdown, comparto che in Sardegna raggruppa decine di imprese e coinvolge a vario titolo circa 5.200 addetti, è stata dedicata questa mattina alla seduta congiunta delle commissioni lavoro e attività produttive del Consiglio regionale. I due parlamentini hanno sentito in audizione diversi rappresentanti di Federcultura, Movimento e del coordinamento spettacolo dal vivo. Diverse le problematiche portate all'attenzione delle commissioni. Nei mesi di settembre e ottobre verranno eseguite le operazioni di esumazione ordinaria presso i cimiteri di Carbonia e Cortoghiana,
campi decennali indicati negli elenchi appunto a disposizione dei cittadini ai sensi del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria. Il Comune di Carboni ha effettuato una ricognizione delle concessioni cimiteriali scadute presso i cimiteri di Carboni e Cortoghiana, per le quali sarà necessario procedere al rinnovo secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria. In riferimento alle esumazioni ordinarie, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio servizi cimiteriali per dare indicazioni in merito alla destinazione dei resti risultanti dalle operazioni. Anche per quanto concerne le concessioni cimiteriali scadute, i concessionari o gli eventuali aventi titolo interessati al rinnovo potranno rivolgersi sempre all'ufficio servizi cimiteriali. In relazione alle esumazioni ordinarie, l'amministrazione comunale di Carbonia, ove non sia stata richiesta diversa destinazione in sepoltura privata da coloro che ne abbiano interesse, procederà nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale e provvederà a raccogliere e depositare i resti ossei nell'ossario comune. Per quanto attiene alle concessioni cimiteriali scadute, in caso di mancato rinnovo, la sepoltura rientrerà nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale, che procederà alla liberazione dei manufatti tramite operazioni di estumulazione ordinaria che saranno eseguite senza ulteriori comunicazioni, anche in assenza dei familiari. Per le concessioni cimiteriali scadute, ove non sia stata richiesta diversa destinazione in sepoltura privata, si procederà in questo modo. I resti mortali, i cadaveri indecomposti, saranno inumati in apposito campo. I resti ossei saranno collocati nell'ossario comune. Siamo allo sport, nella parte conclusiva del nostro telegiornale. Il presidente del Carbonia Calcio, Carlo Foti, ha annunciato ieri le sue dimissioni. Decisione definita dolorosa ed amara, assunta in conseguenza delle problematiche legate alle condizioni in cui versa lo stadio Carlo Zoboli, bisognoso di urgenti interventi per consentire la disputa delle partite casalinghe del Carbonia nel prossimo campionato di Serie D. Vediamo in proposito un servizio che abbiamo preparato. A pochi giorni dall'ufficializzazione della promozione in Serie D, si addensano nubi sulla prossima stagione sportiva del Carbonia in relazione alle condizioni dello stadio comunale Carlo Zoboli, bisognoso di urgenti interventi per raggiungere l'agibilità secondo le disposizioni previste nella nuova categoria che riporta il calcio minerario alla ribalta nazionale. Ieri il presidente della società bianco-blu Carlo Foti ha annunciato le sue dimissioni, conseguenza diretta del fatto che non sia possibile programmare la nuova stagione senza che venga risolta la questione dello stadio Zoboli. I lavori da eseguire sono stati segnalati con un nostro progetto lo scorso 13 maggio, che ha ottenuto il via libera dell'ufficio tecnico, ha sottolineato il presidente Carlo Foti. In questi giorni è emersa la volontà degli amministratori comunali di indire una manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento della struttura. Inutili lungaggini che cagioneranno un ulteriore ritardo nell'esecuzione dei lavori e quindi la disputa fuori Carbonia della Serie D. E dire che in questi 4 anni, ha aggiunto Carlo Foti, il Carbonia Calcio ha tenuto in piedi una struttura trascurata, eseguendo la manutenzione ordinaria, ma anche quella straordinaria, garantendo la manutenzione del manto erboso con personale specializzato, operazioni che al Comune di Carbonia costavano alcune decine di migliaia di euro all'anno, sostituendo gli irrigatori, realizzando un campo per gli allenamenti, sanificando e imbiancando i locali spogliatoi, verniciando la tribuna spettatori. Quando le infiltrazioni dell'acqua dalla tribuna giungevano agli spogliatoi, sempre a nostre spese, abbiamo fatto stendere una guaina impermeabile, risolvendo il problema. E ancora, quando questo inverno la tribuna coperta venne divelta dal fortissimo maestrale, costringendo il comune a chiudere la via principale dello shopping, il Carbonia Calcio risolse a proprie spese i lavori, consentendo in 48 ore la riapertura dell'importante arteria. Abbiamo pagato tutti gli affitti, ma anche le bollette di luce e acqua, ha aggiunto ancora Carlo Foti. Da parte dell'amministrazione comunale nessun aiuto economico, neanche per conto terzi. Anche quando poteva notare di aver risparmiato decine di migliaia di euro dalla sola manutenzione ordinaria. Ci saremmo quindi aspettati un atteggiamento differente che comprendesse altresì l'importante valenza di un campionato nazionale a Carbonia. Per i tanti risvolti positivi che comporta, sia dal punto di vista economico, per un maggiore volume di affari per alberghi, ristoranti e agenzie di viaggio, ma soprattutto per la promozione turistica dell'intero territorio, che avrebbe beneficiato di nuovi potenziali turisti, ha concluso Carlo Foti. Il nostro pensiero va oggi ai tanti tifosi, ai briganti e a tutti quelli che ci attendevano oltre Tirreno. Dimissioni dolorose e amare.
L'assessore dello sport, Valerio Pilia, si è dichiarato amareggiato, ma ha sottolineato la volontà dell'amministrazione comunale di andare incontro alle esigenze del Carbone a Calcio e fiducioso in una positiva soluzione dei problemi oggi presenti e sull'affidamento in gestione della struttura a lungo termine. L'amministrazione comunale, guidata da Paolo Massida, intanto renderà noto il programma su cui intende operare nel corso di una conferenza stampa che terrà venerdì 26 giugno. Era l'ultimo servizio che chiude questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato fin qui, vi do appuntamento alle prossime e vi auguro ovviamente un buon proseguimento di giornata.